un giorno si presentò nella mia stanza una signora vestita di nero, di filetto, con la figlia. La signora non parlava, aveva smesso di parlare da tanti anni quando era morto il marito, e la figlia mi chiese di ritracciare il film girato a filetto quel giorno, oddio non c'era, sul caso De Freller, dell'ufficiale nazista, e poi divenne addirittura vescovo di Monaco di Baviera, sul caso c'è Giovanni Altobelli, che è la memoria storica di Filetto, che ha contribuito dandomi tante foto e tante dritte. E questa ragazza chiedeva il film perché non aveva mai conosciuto il padre che aveva fatto la comparsa del film. Allora mi venne quasi come un impegno personale e non ci sono riuscito a farglielo vedere finché la signora è rimasta in vita. Per cui da una piccola sconfitta proprio nel cuore è nato l'impegno di non perdere più nemmeno una goccia. E lo raccontavo a Pierluigi. Da quel giorno, tutti i giorni, prima di cominciare a lavorare, dopo il caffè, quadro della situazione dei film che uscivano, delle memorie storiche, dei film che andavano in progettazione, 20 minuti dedicati a questa, con tutti i giorni da 15 anni. E solo così si riesce a tenere il quadro di una situazione che è in una evoluzione continua, perché il rapporto tra il cinema e l'Abruzzo è sorprendente, perché dal primo e il secondo volume sono monitorati più di 300 titoli e sono, badate bene, maggiori a quelli di luoghi iconici del cinema italiano. Qui noi abbiamo l'assessore del turismo, stiamo cercando di far uscire insieme un'altra pubblicazione più dedicata all'Aquila con i percorsi. Ci sono città che sono ormai identificate come luoghi del cinema, in Puglia hanno investito tanto, ma ci sono dei luoghi legati ad alcuni film, per esempio c'è Per la vita è bella, c'è Arezzo, oppure Matera, che deve tanto al film alla passione di Mel Gibson. Concatenati con quei film ne sono arrivati altri 3-4 in quelle città e sono oggi percepite, hanno una percentuale di turisti che vanno per il cinema molto importante, superiore al 60% a Matera, il turismo cinematografico, per 4 film. Dentro le mura dell'Aquila ne hanno girate 50. È uno straordinario spaccato sulla nostra terra, raccontato attraverso le partecipazioni del nostro territorio ad alcuni tra i film più importanti della storia del cinema, 200 schede che raccontano la passione dell'autore, la passione anche tecnica, la dedizione a questa arte straordinaria e soprattutto tanti dettagli e aneddoti gustosi, per cui vale la pena leggere fino in fondo questo volume. Noi non ci rendiamo conto del tesoro che abbiamo. E film di tutti i generi, il primo è stato girato nel 1921 al Castello Rivera ed era un dramma d'amore con una delle amanti di D'Annunzio, che ce l'aveva infilata dentro. Il film si chiamava, con quei titoli roboanti dell'epoca, Saracinesca, che non era un portiere magari che parava tutti i rigori, la Saracinesca dell'amore, perché i titoli erano poi evocativi, da là fino all'ultimo, che l'amico Riccardo Milani è venuto a girare 20 giorni fa. Io e Gabriele siamo andati intirizziti alle 8 di mattina, ospiti di Riccardo, sul set, abbiamo strappato la foto ad un Antonio Albanese non molto, un po', eccolo qua, vedete. Tra l'altro vorrei leggervi la breve ma intensa prefazione che Riccardo Milani, che attualmente è uno dei registi più importanti del panorama italiano, ha voluto mandarmi. Ieri sera mi ha mandato un vocale su WhatsApp, sarebbe voluto venire, ma lui è anche un altro instancabile. Ha appena finito questo film e ha iniziato proprio stamattina una docufiction su Gabber, per cui è sempre in scena. È breve, ma ci tengo perché inquadra bene la situazione. Devo tanto all'Abruzzo. È la mia terra di formazione ed è la terra in cui passo buona parte del mio tempo. Come tutte le cose a cui vuoi veramente bene, non riesci mai a spiegarne razionalmente i motivi fino in fondo. C'è sempre qualcosa in più, di imponderabile, che scatta dentro di te, più forte di te, e ti lega per sempre a un luogo e alle persone che lo abitano. Fatto sta che dopo 55 anni sono ancora qui.
Ho girato qui buona parte dei miei film, compreso il prossimo che uscirà nel 2024. E mi chiedo sempre come mai la terra d'Abruzzo non sia la più frequentata dal cinema italiano e internazionale, me lo chiedo anch'io, magari con la film commission più importante del nostro paese. Ma sono fiducioso e mi auguro accada presto. Tra i tanti interrogativi irrisolti, l'unica cosa che posso affermare con una certa sicurezza è che c'è un senso di gratitudine che aleggia su tutto. Qui ho imparato tanto, sia umanamente che professionalmente. Su ogni cosa il valore etico della conservazione del territorio e del senso della comunità. Ma soprattutto qui ho imparato che con la forza e la gentilezza, due qualità frequenti da queste parti, si può cambiare il mondo in meglio. Riccardo Milani.